buonasera a tutti, grazie alla redazione Imere, grazie a Matilde come sempre molto precisa e molto preparata, anche se siamo a 1200 km di distanza, però diciamo è sempre presente, ormai con i social si riesce a fare tutto. Niente, dirvi, sono molto emozionato di questa bellissima settimana trascorsa qui a Sanremo, una piccola cittadella che in questi giorni diventa bella colorata di fiori e tanta bella musica. Oggi è stata una giornata speciale per me perché ho assistito a una bellissima vittoria di due paesani madoniti che hanno preso il secondo posto e il quinto posto, Carlo Mulino e Gianfranco Agaluso, e tanti altri concorrenti di tutta l'Italia che si sono sfidati in questa bellissima sfida di pizza trofeo festival del primo anno, e sono veramente fiero perché in questi giorni sono stato pure presente alla giuria e veramente un'emozione grandissima per me. E come, che dirvi, sono veramente emozionato perché sono emozionatissimo, scusami ancora Matilde, ma l'emozione è veramente tanta perché stare qui in mezzo, diciamo, a tutti i cantanti, visto stasera abbiamo una cena con alcuni artisti di famosi, e quindi veramente c'è tanta gioia, tanto amore, e ringrazio veramente tantissimo Decio, Simone Scancarello, Francesco Fortuna, Daniele Cacciuolo e a tutti i giudici che abbiamo avuto questa bellissima pagina con questi giudici d'Italia, Lionello, Scuderi, Fortuna e ce ne sono altri, dico, di un certo livello, e quindi siamo stati veramente contenti di tutto. L'evento è stato stupendo, strepitoso, pieno di gente, e che dirvi, speriamo che l'anno prossimo può diventare ancora più grande questo evento, di sicuro già si sta lavorando per l'evento. Stasera voglio dedicare questo calice di vino a tutti i partecipanti della pizza del trofeo Festival di Sanremo e a tutti gli organizzatori. Essendo in una terra della Liguria è giusto presentare un bellissimo calice di vino vermentino di un colore giallo paglierino. Il vermentino nasce in Spagna, poi passa negli anni, va coltivato in Francia, e è la prima regione d'Italia a coltivare il vermentino è stata la Liguria, e quindi Sanremo una delle città dove è arrivato le prime bottiglie di vermentino. Il vermentino è un calice di vino molto profumato, in bocca lascia quella sapietà di pesca bianca e di frutta bianca, è un 13 gradi e mezzo, e questo calice lo voglio dedicare a tutti i pizzaioli che hanno dedicato amore e passione. Grazie ancora di tutto, viva i pizzaioli, viva Sanremo, viva la Sicilia e viva Castellana Sicula. Un bacione.